un esordio migliore di questo probabilmente non te lo potevi immaginare, no? Una vittoria, soprattutto poi quella punizione che di fatto poi ha deciso la partita. Sì, no, io sono contentissimo di come è andata la partita, soprattutto e del risultato pieno. Poi il gol poteva venire o non venire, non sarebbe cambiato niente. Nel senso, sono contentissimo di aver contribuito, certo, però l'importante era fare 3 punti oggi, che quasi, non voglio esagerare, ma quasi valevano doppio. E quindi erano punti importanti e sono venuti su una rimonta, e quindi questo è proprio quello che sta a dimostrare il valore di questi ragazzi. Io sono appena arrivato, non li conoscevo, ed è un gruppo davvero, davvero molto unito, e quindi si meritano questa vittoria. Una partita che si era messa subito in salita, siete riusciti a pareggiarla prima dell'intervallo, tra l'altro avete dovuto anche poi, con l'infortunio di Conti, il mister ha cambiato modulo, tu sei partito, diciamo, da esterno in un 3-5-2 e poi sei passato come terzino. Ti chiedo, ecco, la tua partita come la giudichi, e soprattutto nei due ruoli qual è quello nel quale ti trovi meglio? Ma io, come dicevo prima, sono abbastanza abituato a fare entrambi i ruoli, perché per anni ho giocato terzino, negli ultimi anni invece ho giocato da quinto di centrocampo, e comunque il compito non è proprio lo stesso, ma ci siamo vicini, perché sono uno che ha corsa, e quindi mi trovo abbastanza bene entrambi i moduli. Quanto vale secondo te questa vittoria alla luce anche degli altri risultati? No, vale molto, però vi torno a dire, il campionato è lunghissimo, il ritorno è lunghissimo, tutte le squadre a gennaio si rinforzano, e quindi dobbiamo pensare sempre partita per partita e cercare di portare a casa più punti possibili. Chiedo che squadra hai trovato, no? Anche alla luce comunque dell'Arezzo che veniva da 2 sconfitte consecutive, una situazione di classifica che era peggiorata, ti chiedo a livello anche proprio di gruppo quanta convinzione c'è. Ah, ma il gruppo è molto unito, sono tutti bravi ragazzi che mi hanno accolto benissimo, e quindi ho trovato una situazione, vabbè, ovviamente come in tutte le squadre, quando perdi 2 partite di fila la situazione non è tranquillissima, però comunque erano tutti molto uniti, ci si dava una mano l'uno con l'altro, questa è la cosa più importante.